voglia di distrarmi. Devo uscire da una stasi ipnotica. Ti avviso però, meteo avverso, danno pioggia. Non importa, Dio creò gli ombrelli. Benvenuta regina del jet set. Mi sorprendi, non pensavo ti potessi mischiare con la gente normale. Ma caro, io sono l'unica normale qui. Non bere. Basta bere, dai, è pericoloso. Basta bere. Vuoi metterlo giù? Luke, tu non stai bene con me. Devi trovare la tua felicità. Devi andare. Andare! Luke, devo dimenticarti. Non ossessionarmi. Lasciami andare, lasciami andare! I don't know what's wrong with me. Signora, come stai? Cosa? Signora, sono preoccupato. Non esci dalla stanza da 2 giorni. Le porto qualcosa? Tè, acqua o medicinale? Non mi sento di bere nulla. O forse sì, un bicchiere d'acqua. Mi porti una pillola per il mal di testa? Mi sembra di essere su una giostra. Chiamo un dottore? Non voglio vedere nessuno. Troppa luce mi dà fastidio. Faccio preparare un consomé? Mi tiene in equilibrio. Ti amo. Sei una donna con la doppia A. Alex, avete iniziato i casting? È tutto pronto e... E? Molta toreria. Non ho capito, le tue battute sono sempre incomprensibili per me. Beh, toro. Sai, mi scrivono su Facebook, ma sei proprio tu quello del profilo? Sei tu, quello vero? Che persecuzione. E io rispondo, e tu sei tu. Ma dico io, perché si dovrebbe rivelare la verità se si mente in partenza? È una domanda così stupida. Mi meraviglio che venga usata da un esercito clonato di gente. Sono allibito. Scusa, ma tu sei tu? Sì, ho creato un profilo falso per nascondermi. Ah, grazie che mi avvisi. Ti voglio più convinto e parla più lentamente. La vita è come una bilancia. Se ti togli un difetto, aumenti i tuoi pregi in un momento. Ok, mi hai colpito e di certo non ti dimenticherò. Grazie. Voglio poter spiegare il mio punto di vista. Voglio essere partecipe delle decisioni collettive. Deliziosa. Bene, abbiamo finito. Ciao, avanti un altro. Sorci invece a tutti. Che succede? Torno a casa e trovo mio fidanzato con un altro uomo. E allora? Che c'è di strano? No, ma in atteggiamenti equivoci, molto. Fai un'espressione di indifferenza e una di terrore. Ah! Ma che fai? Non è il momento. Lo ritocco. Che idiota. Bellissimo. Signora Doris, arrivata donna. Ah sì? E chi esattamente? Donna, faccio entrare? Sì, grazie. Inspirate, espirate. Rilassate i genitali. Lo spirito zen vi deve invadere. L'idea mi spaventa. Avere un fidanzato è già fare un compromesso e non vorrei legarmi troppo le mani. Adoro gli aforismi. Carta di credito? Allora ci vediamo. Sceglierò il ristorante. Stasera a 2 stelle Michelin voglio mangiare bene. Baci, fatalona. Volevo vederti. Sei il mio piccolo diavolo. Sento che il mio destino è legato a te. Devi studiare. Mi sto preparando, sto facendo dei corsi di psicologia. Voglio essere un combattente completo. Sono orgogliosa di te. Scusa, cosa stai aspettando? Il mio turno. Mi verrebbe voglia di buttarmi nel vuoto. Capisco, il vuoto è la cosa più comune. Ma non sono certo che questo sia il momento giusto per mettere fine alla mia vita. Vado. Arrivederci. Arrivederci. Scusi. Sì. È da molto che aspetta? The Lady l'ha già ricevuta? No. Ma mi hanno detto che vale la pena di aspettare per vederla di persona. Io vedo tutto, al cinema e alla TV. Visualizzo, viaggio per il mondo. Sono stato anche indietro nel tempo. Non mi disturbi, le persone che sanno troppo mi annoiano. Oh, grazie per il complimento. Arrivederci! Arrivederci! Scusi? Sì? Lei è felice? Talvolta. E lei cosa fa nella vita? Cerco di divertirmi. Esco con begli uomini. Insomma, il playboy. È un mestiere che mi ha sempre affascinato. E secondo lei ci si nasce o ci si diventa? Le domande troppo complesse mi imbarazzano. Chiedo venia. Non ho voglia di aspettare. Arrivederci. Arrivederci. Vieni a teatro domani? Ma non saprei, dovrei pensarci. Tu fai come quell'uomo che ogni giorno andava dalla sua donna e diceva: tesoro, fammi baciare il tuo boschetto. E il giorno dopo: tesoro, mi fai baciare il tuo boschetto, e così via di seguito. E poi? E poi un giorno lei rispose: senti caro, se non pianti l'alberello, dovrò vendere l'orticello. Scusi? Sì. Lei è l'ultimo della fila? Io sono il primo di quelli che verranno. Sì, si è sempre primi di qualcosa. I numeri primi, secondo la quantistica, sono i più difficili da individuare.
Infatti, io sono un numero uno in tutto e non mi hanno mai scoperto. Vedendola, meno male. Arrivederci. Arrivederci a lei. È una strana sensazione, in un bagno di sudore. Il mio corpo che cambia, e cambia, e cambia. Scusi, ma lei ha l'unico scopo di rompere le palle? Ma la musica fa parte integrale del DNA umano. Anche il silenzio può scalare la hit parade. Sì, ma a me non piacciono le musiche trans, abbiamo gusti diversi, arrivederci. Arrivederci. Sei la donna più elettrica che io conosco, oltre a essere sorprendente e altisonante. Mi fai troppi complimenti. Non avrai dei terzi fini. Chissà se ha un significato. Una volta usavano interpretare i sogni. Saranno vacche magre o grasse? Saranno buoi dei paesi limitrofi. Oramai gli uomini vedono solo i siti erotici su internet. Neanche ci guardano più per strada. La tecnologia avanza. Almeno lo fanno con l'aria condizionata. La mia tecnica è questa. Se non ci riesco, mi fermo e volto pagina. Per tutto c'è un destino. Sì. È meglio non fare nulla e aspettare. Se deve succedere qualcosa, succede. Per me il poco basta e il troppo avanza. Mi sento motivato. Beh, caro, non ti manca certo la bocca. Grazie. Di la frase. Quando c'è troppo silenzio, ci sentiamo soli. Quando c'è troppo rumore, si impazzisce. Sto cercando la sonorità giusta. Io sono un cervello. Non mi servono i muscoli per vincere le battaglie. Sono un hacker. Entro in qualsiasi sistema e cracco qualsiasi programma. Only excuses. Take your responsibilities. I will call you back. Joe, ti ispirano di più le rocce rosse australiane o le aurore boreali finlandesi? Ho capito. Hai un'inclinazione dadaista. Caro, devo mettere dei cerotti ai tuoi tentativi di sabotare la mia fantasia. Ho voglia di andare ad un ballo in maschera. Ma che ti frega di andarci se poi non si vede la tua faccia? Ma la maschera è la personalità, non la faccia. A me non importa di niente ormai. Io non ho più stimoli. Una buona filosofia per affrontare questa giornata, tesoro. Quando viene sera, sta colorando. Stop! Io sono interessata alla capacità dei nuovi androidi di leggere le nostre emozioni. Sai, cerco di tenermi informato, ma non ci capisco nulla. Tutti parlano di metafore popolari. Non mi interessa. Senti questo. I segnali di ripresa derivano sia da un ambiente macroeconomico internazionale favorevole, ma anche dalle riforme che si realizzano. Sta di fatto che io non trovo lavoro. Non mi interessa. Quando devono nascondere la verità, usano i paroloni. Io non so. Hai malizia, incoscienza. Come direbbe Madonna, you're a bitch. Darling, very hot, but relax yourself. Signora Doris. Chang, è arrivato qualcuno? Arrivato uomo elettricista. Ciao, Chung. Papà, cerco lavoro, ma è difficile, non riesco a trovarlo. Non ti preoccupare, ci penso io. Grazie, a dopo. Ciao. Ho smesso di lavorare e mi sono iscritto ad un corso di filosofia. Lì mi hanno insegnato tante cose, del tipo... ora non mi ricordo. E quanti anni hai? 25, 26. Beh, è un vuoto colmabile. Brindiamo alla giovinezza. È la mia suite preferita. La tengo in esclusiva. Un punto di appoggio quando vengo a Milano. Mi sembra sensato. Trovo giusto appoggiarsi. Sarai pagata ugualmente. Puoi trattenerti, ma non dovrai interferire con la produzione. Ah, sì? E con quale diritto? Non mi può calpestare. Gliela farò pagare. Ma come vuoi vivere la tua vita? Io la voglio vivere in modo spericulato. Ehi, amore, ciao, sono in giro. Tu dove sei? Cucciolotta mia, quanto mi manchi. Non dormo la notte, sei una bomba sexy all'idrogeno. Ho timore che lei mi tradisca. Mi potresti informare se vedi movimenti sospetti? Come ricompensa ti comprerò un biglietto prima classe andata e ritorno per Miami. Che offerta croccante. Amo il mio cane più di qualsiasi cosa. Mi adora, mi aspetta, mi lecca. Mi chiedo se l'amore può soddisfare anche solo un attimo di desiderio. Si può essere mercenario o se deve essere per la vita. Forse la risposta è tutto insieme. Beato te che hai ereditato un bellissimo hotel. Io sto mangiando. Ah, bello. Sì, un bel panuozzo imbottito. Spero di poter digerire. Tienimi informato, Ciao. Ok, ciao. Ma fai sempre il cascamorto con le altre. Assolutamente indimenticabili. Oh, sola mia, sta in fronte a me. Hello, peperoncino. Hello, cioccolatino mio. Ma quanto ti desidero. Sai che sto lavorando, non posso parlare liberamente. Sentiamoci after. Ti chiamo appena stacchi. Pensami. Sì,
Penso solo a te. A dopo. Mua. Ragazzi, avete provato a fare il bagno in piscina? No, siamo appena arrivati. Secondo me l'acqua è fredda. Perché non ti butti tu, così ci dici com'è? Magari, ma non so nuotare. Ma che fisico che avete! Assolutamente indimenticabile. Ma perché mi hai eliminato? Tu sai perché. Non era una buona motivazione. Non cambio idea. Mi scusi, lei è il regista? Sì. Sara, lasciami solo, ho da fare. Amore. Amore. Ma che scema che sei. Me ne vado. Yeah. Mi scusi, signorina, perché prende il sole svestita? Perché sono sola e vorrei tutelare la mia privacy. Ma mi scusi, ma se arriva qualcuno e la vede, non si vergogna? Sono 3 ore che sono qui e non è arrivato nessuno, per cui non mi faccio problemi. Sì, ma lei dovrebbe temere l'eventualità della possibilità che potesse accadere. Ma non sarà mica Leonardo DiCaprio? Sì, è qui per girare un film e gli ho detto di raggiungerci. Ma no, dai, che figata! Eccolo, è arrivato. Piacere, Leonardo Di Capri. E tu dove lavori? Lavoro in un bar a Capri. Fermi tutti, questo è un mobbing. Ma che look. Sai, oggi ho voglia di sesso, mi va di darla via. Ma sei assatanata, tanto qui sono tutti gay. Ma la mia è speciale, piace anche ai gay. Poi sono una grande attrice quando devo fare la parte della ricca. Ma hai capito bene? È un concetto di spessore. Lo comparerei a un'ostrica. Tu non potrai mai contare più di me. Non fare il furbo, non ti conviene. E tu non giocare con il diavolo, potresti escoriarti. Guarda, ho un pensiero per te. Wow, ma sono emozionata. Per festeggiare vi invito in un locale che ho riservato esclusivamente per noi. Spero stiate stati bene e domani partiamo. A me piacciono le donne con le poppe grosse, tipo Ape Regina. Secondo me tu appartieni alla stirpe dei belle dannati dall'area febica. La tua carriera luciferina scorre lungo un precipizio sul quale si sono infrante le follie di tanti grandi del passato. Avrei voglia di scopare. Chi è disponibile? Dammi 10 minuti e ti accompagno a riposare. Ok.